parla molto stretto, meno di 30 gradi, ma dipende dalla vostra capacità, no? La mia questione è questa, la sentite? Sì. Ma dipende dalla vostra abilità. Però diciamo 30 gradi, quella fino a 45 gradi, okay. Però cercate di spingerlo di più perché vi permette di tenere poi chiudere anche l'altro dei pantaloni per proteggere i genitali, no? Perché se sono così non va bene, quindi 1, 2, 3. Ma questa posizione base che abbiamo parlato prima, cominciamo a fare le tecniche di base. Facciamo su Q, la prima che si tende a sollevare la faccia, nel momento la mano sale, se merita, prende il braccio attacca con le mani del corpo. Prima tecnica, la mano destra parte, seguendo il contorno della coscia, sale tutta la linea centrale del corpo, no? Intanto questa mano viene qua, fino a questa altezza. Come volessi guardare il cuore della mano, la mano così, non muova, poi la restaurare, sempre pulisce, sfiora il corpo, fino in fondo, quindi fuori. Protegge il viso per il peso, protegge il viso, protegge la zona mediana, il cuore, protegge il genitale. Uno, scende, l'altra, movimento alternato, sale, fa lo stesso lavoro della parte opposta. Uno, ogni volta le braccia vengono lanciate da questo movimento così, quello che abbiamo studiato prima. Uno, due, tre, quindi, centro, linea centrale, questa. Il gomito deve essere davanti a voi e proteggervi, perché quando così fa avanzamento questa scende, uno, due, guardate qua, sono praticamente sempre coperto, c'è questa parte qui di protezione qua, uno, quindi proteggo il viso, proteggo la zona mediana, proteggo la zona bassa, poi continua, uno, parte, due, osservate, uno, già mentre questa scende protegge la zona genitale, questa invece protegge la zona mediana, la zona alta, e via di seguito, uno, qua, due, oh, adesso è lento, ecco perché sembra che ci siano dei buchi, ma quando è veloce, uno, due, tre, quattro, non c'è mai buco, osservate bene, vedete, questa fase intermedia, continuamente questo lavoro,